Walter e Fite hanno a malapena 17 anni, nel marzo del 1945, e vivono nella Germania del Nord e fanno come mestiere quello di mungitori. Nelle loro prospettive di vita, la guerra è il contesto in cui vivono, il dramma quotidiano della mancanza di cibo, dei bombardamenti, di case che crollano. E mai si sarebbero potuti immaginare che a quell'età Hitler li avrebbe chiamati sul fronte, perché nel balzo finale di quella vittoria in cui il folle nazista credeva ancora, anche loro erano utili. Walter e Fite vengono così portati in Ungheria, dove uno viene mandato al fronte, alla guerra quotidiana, l'altro, più modestamente, ha il compito di guidare dei camion. Inizia così, negli ultimi 2 mesi di guerra della Germania nazista, il dramma di due ragazzi per i quali appunto la guerra non doveva esistere, e per i quali l'unico interesse era non tanto e non solo la pace, ma il desiderio di una vita normale, con una ragazza con cui stare insieme, una prospettiva di vita, una famiglia da creare. L'orrore della guerra li coinvolge e porta uno a cercare un'ipotetica fuga che, una volta fallita, lo porterà davanti a un plotone di esecuzione e a trovare la morte. L'altro, disperatamente, cercherà di sopravvivere e ci riuscirà. E gli sembrerà quasi un sogno quando, scappato dall'Ungheria che sta per essere occupata dagli alleati, ritrova il sorriso di una ragazza, l'amore, la voglia di vivere ancora. Per la critica tedesca, Morire in primavera di Rolf Rothman è il momento di passaggio definitivo della letteratura tedesca al dopo Günter Grass. Per chi ha letto questo libro, rimane non tanto e non solo una prosa piana e sempre attenta, che non cerca mai l'effetto a sorpresa o l'effetto speciale, ma rimane anche la consapevolezza che il pacifismo era un qualcosa che esisteva anche in quella Germania, anche in quei ragazzi che una follia aveva portato sul fronte. E l'insegnamento più importante di questo libro è la consapevolezza che solamente analizzando e ricordando il passato riusciamo poi, oggi, ad essere migliori. Morire in primavera. Rolf Rothman, Neripozza Editore.